Buongiorno signora Carla. Buongiorno a lei. Come oggi bene lei? Non c'è male. Quanti anni, quanti anni sono? Sono tanti, 83. 83, ancora giovanissima. Ecco, sono ancora giovanissima, ma che bellezza. Senta una cosa, io ho visto oggi qui in via San Cristoforo che c'è, ci sono tanti ornamenti color viola. Lei sa per che cosa sono stati messi? Per la festa della lavanda, hanno detto così, non lo so. C'è la festa alla lavanda, al profumo. Ma mi sembra che abbiano fatto qualcosa, qualche cibo con... Hanno fatto il pane alla lavanda, il pane l'ho preso per assaggiare. Prima edizione della festa della lavanda Saronno, un po' una novità anche per la nostra cittadina. Portiamo una ventata di Friuli Venezia Giulia in Lombardia, l'azienda appunto che rappresentiamo è friulana, Lavanda di Venzone. Noi con orgoglio portiamo questo marchio qui nella città di Saronno, una città fiorita, rigogliosa, bellissima, e cerchiamo di farlo con una nota di colore viola, appunto il nostro viola lavanda. E il nostro punto vendita ha organizzato questa festa col patrocinio del comune, che non è soltanto, anzi assolutamente non è una festa commerciale, ma una festa per portare colore, profumo, un po' di allegria per le vie di Saronno. Quest'anno in versione un pochettino ridotta, diciamo, per la prima edizione, soltanto in una porzione della via San Cristoforo, per cui occuperemo praticamente la parte iniziale della via San Cristoforo. Hanno aderito un po' tutti i commercianti, tra cui appunto panifici, la gelateria, il bar, quindi avremo modo anche di degustare la lavanda, perché la lavanda non è solo un profumo ma è anche un sapore. Venite a scoprirlo, e grazie anche a chi ci è stato in questi giorni. Comunque i nostri prodotti si trovano sempre appunto qui in Vicolo Scuole, via San Cristoforo, e si trova anche un libro, perché con l'occasione quest'oggi presentiamo anche il nostro primo libro, scritto a quattro mani con il mio socio Morris Favaro, che è un libro dedicato completamente alla lavanda in cucina. Io sono Guido Angeli, grazie a voi che ci siete stati, grazie a voi che verrete a trovarci nelle prossime edizioni, e grazie a voi che ci venite a trovare tutti i giorni in negozio. Ovviamente un grazie anche dalle nostre lavandine. Buongiorno, sono Sabrina Bosello, sono presidente dell'Associazione Percorsi Senza Età di Gallarate. Oggi per Lavanda E organizziamo un laboratorio sensoriale emozionale per famiglie. Il programma prevede un primo laboratorio sensoriale in cui genitori e figli insieme scoprono attraverso tutti e cinque i sensi le proprietà della lavanda, questo fantastico arbusto, generoso arbusto, che non è molto conosciuto. Dopodiché i bambini creeranno con noi, con i nostri volontari, un gadget da portare a casa, il Boom Boom con Coccililla. Ciao, sono Luca Crespi dell'Albero Musicale di Saronno, scuola di musica, e anche noi abbiamo aderito a questo bel progetto della Festa della Lavanda. Facciamo la colonna sonora dell'intera giornata, e siamo all'interno del negozio Open Space, e i nostri allievi si esibiranno fin dalla mattina con le esibizioni di musica classica e folk, quindi buon divertimento e ci vediamo alla fine giornata.